In questo momento siamo l'unico settore giovanile completo di tutte le categorie nelle Marche. La nostra ambizione è quella di fare bene e far sì che dal nostro sacrificio e dal nostro lavoro escano fuori dei ragazzi bravi e che possano giocare a certi livelli. Il più grosso sogno è addirittura portare qualche ragazzo giovane in nazionale. Però sicuramente partiamo cercando di far crescere i giovani, tagliandoli dalle strade e tenendoli in un ambiente pulito e sereno. Stiamo anche lavorando molto con le donne, con le ragazzine, stiamo costruendo un piccolo settore giovanile anche con le ragazzine. Stiamo facendo fatica e speriamo di farci conoscere cercando di che qualche ragazza che abbia voglia di provare questo sport possa venire a giocare con noi. Ci troviamo con Paolo Capriotti, responsabile tecnico della Futsal Portos, che ci parlerà dell'importanza di questa scuola. Sì, quest'anno dal mese di settembre abbiamo cominciato questo progetto, siamo tra i progetti prima partiti a livello regionale e già contiamo un buon numero di ragazzini di 6-7 anni, ce ne abbiamo circa una quindicina e importante perché oltre a essere precursori di questo tipo di progetto abbiamo intenzione di coltivare i nostri talenti in casa, quindi, e non uscire più, insomma, da fuori casa per trovare giocatori, ecco, oltre a livello poi sociale, che abbiamo trovato un gran bel riscontro nelle famiglie, che insomma facciamo un servizio di trasporto e, diciamo, e sui ragazzini, insomma abbiamo trovato un positivo riscontro da parte dei genitori. Il progetto è in pieno, insomma, corso, cerchiamo ancora ragazzini, ancora situazioni nuove da affrontare. Abbiamo tutti i buoni propositi per espanderci. Squadra maschile che si trova in B, come si sta comportando in questo momento? Le squadre fortunatamente non è sempre, insomma, importante il risultato sportivo, ma possiamo anche dire che fortunatamente stiamo ottenendo dei buoni risultati a tutti i livelli. La squadra maschile sta primeggiando in Coppa e nel campionato di Serie B, un campionato molto importante di livello, in realtà storica del calcetto italiano, quindi tutto molto molto positivo anche in termini di risultati. Un consiglio per questi ragazzi che vogliono approcciare a questo sport? Il consiglio è approcciate a questo sport perché vi divertirete, sarete stuzzicati dalla dinamicità di questo tipo di attività che è uno sport molto molto divertente. Anche noi femmine possiamo giocare a calcio, che è un'opportunità. Cioè, per tutte le ragazze qua vicino possono venire a giocare con noi. Le donne possono essere più forti degli uomini a calcio? È ovvio, sì.